Vai! Si incomincia! Spalle dritte! Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video! Come mi vedete bene oggi? Perché? Perché sto usando la Reflex. Oggi vi propongo un test che ho ideato io, ovvero che fashion blogger sei, oppure che youtuber sei, oppure che beauty guru sei. Io direi che beauty guru sei. Mi sono molto divertita a farlo, dopo vedrete perché, sempre io le mie solite cose serie. Potete o fare un video risposta e dopo taggatemi, oppure farlo e scriverlo giù nei commenti, oppure obbligate a farlo, perché alla fine del video taggerò alcune di voi e saranno obbligate a farlo, non scherzo, se volete, se no non importa. Comunque, come funziona questo test? Ho ideato queste 11 affermazioni, il quale dovete dare un punteggio da 1 a 5 in base a quanto sono vere per voi. Mi è venuto in mente perché su Instagram si vedono sempre foto di tipo ragazze che fanno tutte le stesse cose, oppure su YouTube anche le ragazze fanno sempre tutte le stesse cose, e quindi io, per prendere in giro un po' questa cosa, ho fatto questo test. Ok, cominciamo con il test, appunto. Quindi armatevi di un foglietto e una penna, che iniziamo con le affermazioni. Sei ordinata. Dunque, diciamo che io purtroppo non sono ordinata, quindi mi do un bel 2. Prima di andare a dormire bevi una tisana. Prima di andare a dormire bevi una tisana, a volte sì, a volte no, però direi che mi do un bel 3. Hai decisamente troppe creme. Dunque, questo sì, devo dire che ho troppe creme, quindi mi do un 5. Fai shopping prevalentemente da Zara e H&M. Tutti i video haul, video che ne so, vedo sempre H&M o Zara, cioè sempre questi due marchi ci sono. Io faccio shopping prevalentemente da Zara e H&M, però non solo lì, quindi non mi do un 5 ma mi do un 4. Ti piacciono le foto e soprattutto i selfie. Aia, aia, qui mi metto in mezzo alla mischia, perché sì, mi piacciono parecchio le foto e soprattutto i selfie, quindi mi do un bel 5. Non puoi vivere senza telefono. Sì, purtroppo è così. Il mio ragazzo ve lo può confermare, lui odia profondamente il mio telefono, lo odia perché è sempre con me, sempre nelle mie mani, sempre con me, quindi mi do un 5, ahimè. Non ti girano mai i coglioni. Ragazze, per essere youtuber bisogna essere sempre felici e contenti, yuppi, yuppi, yummy, hey. E quindi non ti devono girare mai i coglioni, però mi girano sempre i coglioni, quindi mi do un bel 1. Svolgi qualsiasi cosa teneramente e con il sorriso. Oddio, che bello! Oddio, mi mangio una banana adesso, yuppi! Tipo così, quindi no, perché qualcosa non faccio proprio così con il sorriso, però cerco sempre comunque di sì, di avere questo stile di vita, perché essere felici per qualsiasi cosa alla fine è figo. Però non è così, purtroppo, quindi mi do un 3. Affermazione numero 9. Abusi di Yankee Candle. Ne ho tante di Yankee Candle, però non ne abuso, quindi mi do un 3. Affermazione numero 10. Ami il sushi. Ragazze, se non amate il sushi siete proprio delle beauty guru, proprio no, cioè lo dovete amare, perché se no non ha senso. Siete delle youtuber, quindi dovete amare il sushi, perché tutti amano il sushi, quindi il sushi va di moda, quindi il sushi è buono. Quindi se amate il sushi siete ok, proprio siete sul top. Sushi, ragazze, va di moda. Stanno comparendo sushi sulla mia città, così, prima non c'era, però adesso va di moda, quindi giapponesi bravi, intelligenti, subito apriamo il sushi. Io, nonostante quello che ho appena detto, che ho sfottuto tutte quante che amano il sushi, anch'io amo il sushi. Io sono sempre stata una buon gustaia, ho sempre mangiato tutto, quindi non ho avuto problemi a provare anche il sushi, mi è piaciuto, quindi amo il sushi.
Mi do un 4 però perché preferisco la pizza. La tua camera è prevalentemente rosa, bianca e lilla. Sono i tre colori per essere la youtuber perfetta o la fashion blogger perfetta, come volete. Però purtroppo la mia camera è verde, quindi non sono una brava beauty guru, quindi mi do un 1. Ok, finite queste affermazioni, dobbiamo fare la somma del punteggio che ci è venuto. Quindi la mia è 5, 10, 14, a me mi è venuto 36. Scrivete anche voi che numero vi è venuto qui sotto nei commenti. E adesso vi leggo i profili. Allora, il mio punteggio, che è 36, si trova nella fascia da 30 a 47, che è fashion blogger normale. Il make-up e la moda sono le tue passioni, ma non fai di questo un'ossessione. La tua vita non è perfetta e a volte ti arrabbi, come tutti. Ti piace rilassarti con le tisane gustose, ma preferisci affogarti nella Nutella, ma non lo fai perché ingrassa. Ti piace il sushi perché va di moda e anche perché alla fine è buono, dai, ma sai che una pizza è meglio. Continua così, sii te stessa e avrai successo. Allora, da 11 a 20, pessima fashion blogger. Se sei un uomo, un animale o una tenera vecchietta, allora è tutto ok. Ma se sei una ragazza aspirante fashion blogger, sei proprio sulla strada sbagliata. Probabilmente la mattina ti svegli all'ultimo secondo, ti fiondi in bagno lanciando il pigiama e le pantofole ed esci dopo 10 minuti già truccata, se lo fai, e lavata. Impieghi giusto 2 secondi per metterti i primi vestiti che vedi, poi prendi il tuo marsupio e sei pronta. Sei una ragazza semplice, che si trucca poco o non si trucca affatto. Forse la carriera da beauty guru non sarà un'ottima idea, ma avrai sicuramente altre doti. Profilo numero 2. Persona normale. Se la tua idea è quella di diventare una beauty guru, forse stai sbagliando. In fondo sei una ragazza normale con tante passioni e sogni. Perché forzarsi a diventare ciò che non sei? Magari non sei così tanto appassionata di make-up come credi, anche se vedendo le altre ragazze che lo fanno ti piace. Con il web ti consiglio di condividere la tua vera vita, che sicuramente sarà molto più interessante e dinamica. Poi da 30 a 47 è il profilo che ho letto, quello mio. Poi c'è più di 47 fashion blogger ossessionata. Il mondo delle beauty guru ti appartiene al 100%. Vivi in un paradiso rosa che profuma di vaniglia, un mondo fatto di infusi, sushi e rossetti. La tua vita è perfetta, tutto è perfetto, i tuoi capelli stanno sempre a posto, il tuo ragazzo ti ama e il tuo animale domestico è tenero come te e la tua cameretta. Ok ragazze, per oggi è tutto, anche oggi ho fatto un video cavolata, dai, il prossimo video sarà serio, giuro, forse, non lo so. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, io taggo Betty Sanders, quella mi ammazza, la taggo sempre, va bene, Betty Sanders taggata, taggo anche Angie The Candy Shop, che... faremo anche video collaborazione, mi raccomando, Angie, ti taggo! E poi taggo Francesca Testori. E niente, vi mando un mega bacio, grazie per la visualizzazione, iscrivetevi, mettete mi piace, yuppie, fate tutto. E ci vediamo alla prossima, ciao!